riconoscere Cristo. È una delle forti sollecitazioni che il Vangelo di questa domenica sottopone alla nostra riflessione. Per riconoscere il Signore bisogna percorrere i sentieri degli uomini, quelli tortuosi e dolorosi, patire le loro sconfitte, gli sbandamenti e le fughe. Oggi la notte sovrasta e tutto colora di nero, appropriandosi anche del nostro intimo più profondo. La notte dell'odio e della violenza, il buio della vendetta, del sopruso, le tenebre dell'ingiustizia, della prepotenza. Sembra che anche il nostro futuro sia colorato di nero. Ansia, sfiducia, angoscia, apprensione sono ormai compagne di viaggio. Un viaggio che si snoda per strade senza alcuna segnaletica che ci difenda e ci protegga. Incroci che ci portano alla indifferenza e alla insoddisfazione, alla volgarità, all'oscenità, nella ricerca continua ed esasperata di tutto ciò che in realtà è solo superfluo e appagante solo per un momento. È la notte del cuore, è il buio dei sentimenti, le tenebre delle emozioni. Speravamo, dicono i due discepoli di Emmaus, speravamo che fosse lui a liberarci. Stolti di cuore, riprese il compagno di viaggio, nel credere alla parola dei profeti. Resta con noi perché si fa sera e il giorno ormai volge al declino. E si fermò, e lo riconobbero, e il loro cuore cominciò ad ardere nel petto. Il risorto vivo cancellò la notte dell'anima, il buio si trasformò in certezza, e la tenebra divenne luce splendente. C'è qualcuno che cammina nel buio accanto a noi, e che è il nostro compagno di viaggio. O Signore, aiutaci a riconoscerti.